Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutto tech. Come detto nei video precedenti, oggi vi porto uno dei prodotti che ho acquistato approfittando delle offerte che ci sono per il Prime. Sono anticipate, io sono abbonato a Amazon Prime e quindi ne posso usufruire. Dopodiché vi lascerò qui sotto il link per poter acquistare il prodotto che vado a presentarvi oggi. Di cosa sto parlando? Telecamera Blink Mini Pan Tilt. È una telecamera della serie Blink, naturalmente, che già conoscete chi mi segue sul canale, ed è una telecamera che in più ha l'ausilio in questa confezione del motore per poter far ruotare la telecamera in ogni angolo di casa. Quindi io dall'applicazione del cellulare potrò andare a remotare la telecamera e a farla dirigere dove più mi interessa. Adesso andiamo a fare l'unboxing, ma prima di questo vi dico subito il prezzo. Telecamera più il motore sotto per poterla far muovere, quindi il pan tilt, $26,99. C'era la possibilità di acquistare anche solo ed esclusivamente il motorino, ma veniva $29,99. Quindi viene da sé che è più conveniente comprare tutto il kit, tanto una telecamera in più in casa non fa mai male. Sostituite, fate, la mettete in altri angoli della casa, va sempre bene. Non perdiamo tempo, andiamo a vedere subito l'unboxing e poi facciamo l'installazione. Apriamo la confezione. Ecco, a me già quando il package è così mi piace, mi ispira. Qui c'è la guida per poter cominciare ad installare la telecamera ed ecco qui il motorino. Me l'aspettavo un po' più grande, invece è bello compatto. Alimentatore, telecamera Blink. Adesso andiamo a fare l'installazione. Per prima cosa andiamo a spellicolare. Vediamo, qui sopra c'è l'attacco, c'è la possibilità anche con una vite di poterla magari fissare al muro piuttosto che in altre zone di casa. Questo sicuramente andrà collegato alla telecamera. Allora, vediamo subito la telecamera in alcuni dettagli. Nella parte anteriore vediamo i LED per poter avere anche la visione notturna. Qui sotto c'è il tasto reset e nella parte posteriore c'è il mini USB. Quello è il QR code per poter far riconoscere dall'applicazione la telecamera e poter fare un'installazione molto semplice. Per poterla mettere sulla sua sede basta far pressione, si sentirà un clack e la telecamera è posizionata in maniera salda. Andiamo a collegare nella parte posteriore il suo cavo con una guida impossibile da sbagliare perché ha la stessa identica forma. Stessa cosa per poter alimentare la telecamera. Come potete vedere hanno la medesima forma, quindi è impossibile sbagliare. Dalla parte opposta colleghiamo l'alimentazione. Qualche informazione sulla telecamera. La telecamera con il motorino ha la possibilità di ruotare 360 gradi sull'asse orizzontale e 125 gradi sull'asse verticale. Naturalmente la telecamera ha la visione notturna, ha l'audio bidirezionale e il motion detection che va a rilevare la presenza di persone. E adesso andiamo a vedere come si installa. Accesa la telecamera, inizia a lampeggiare. Allora, per prima cosa scaricate l'applicazione Blink, vi create un account, quindi adesso qui vi metterò la schermata del cellulare, per poter vedere come per prima cosa riconoscere la telecamera. Entriamo nell'applicazione Blink, c'è un banner pubblicitario. Allora, prima cosa vi create l'account, quella è la solita cosa, vi chiederà mail, codice di verifica, seguite tutte le indicazioni e arriverete alla configurazione finale. Facciamo il più in alto a destra. Qui vedo già la mini pan tilt camera, mi dice di collegare, già fatto, mica si dorme, collegare l'alimentazione anche al motore e mi chiede se la telecamera che è presente sulla parte in alto del motorino è già configurata, perché potrebbe essere che voi abbiate acquistato la telecamera e poi in un secondo momento avete voluto motorizzare la telecamera. Così non è stato, quindi io faccio aggiungi la videocamera al mio account. E mi dice di trovare il QR code, quello che vi facevo vedere prima, nella parte posteriore della telecamera. Il prodotto è stato trovato. Io lascio casa, facciamo continua. Controlliamo che ci sia la spia blu lampeggiante nella parte anteriore, voi la vedete meglio di me, è lampeggiante. E c'è anche la verde fissa, cosa importante, verificare sempre tutto ciò che vi viene detto. Lanciamo il trova dispositivo. Gli diciamo che può accedere alla rete. Come vedete mi arrivano i pop-up, la telecamera sta facendo tutta una serie di controlli. Fatto, la telecamera è connessa.
qui c'è il famoso piano Blink Plus per avere 30 giorni di prova, per il cloud e quant'altro. Ok, ho disabilitato naturalmente l'audio, perché sennò qui inizia a fischiare come se non ci fosse un domani. C'è un leggerissimo ritardo del video, ma adesso quello che mi interessa è provare il motorino. Come vedete sta ruotando. Cliccando il tasto centrale con il simbolo della casetta, il pan tilt torna nella posizione iniziale, quindi dritto. Andiamo nelle impostazioni. Nome della telecamera. Allora, questo nome cercate di metterne uno che vi ricorderete, perché poi scaricando anche la skill sul nostro dispositivo vocale avete la possibilità, per i felici possessori di un Echo Show, di richiamarla. Quindi più è semplice il nome e che non sia uguale magari ad altre videocamere che avete in casa, più riuscirete a trovare facilmente la visualizzazione sul vostro dispositivo. Sicuramente se lasciate questo non ve lo ricorderete mai, quindi per adesso io potrei chiamare prova. Semplice, va bene così per adesso. Traiamo un po' di conclusioni. Io ho già delle telecamere Blink, mi sono trovato molto bene, poi la trovo molto comoda perché possibilità di orientarlo ovunque. Altra cosa che manca, vi faccio vedere adesso sul dispositivo vocale, sull'Echo Show, come richiamare la visione della telecamera. Fammi vedere, prova. Ok. Viene fuori la scritta in attesa. E qui ho la visione in diretta di quello che succede. C'è sempre quel po' di ritardo, ma vi ripeto, è una telecamera di videosorveglianza, quindi anche se c'è un po' di latenza, almeno a me non interessa più di tanto. Torniamo nella home, qui vi rimane sempre in basso il quadratino. Che dire, di tutte le telecamere che ho provato finora, per adesso questa è una delle migliori. Mi sono trovato benissimo. Mai avuto problemi. Come avete visto, poi la configurazione è molto veloce e molto semplice. Vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare la telecamera ed eventualmente tutti i vari pacchetti, solo il motorino, telecamera con motorino, eccetera eccetera, e spero che questa telecamera possa essere presente nelle vostre case e vi possa aiutare a tenere più sotto controllo tutta la situazione. Io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi.